Ah, finalmente è arrivata l'estate, il caldo del giorno e la freschezza della sera per giocare bene ai videogiochi. Beh, qui non ce la passiamo male. Beh, Steve di Minecraft, già in vacanza? Esatto. E dove sei di bello? Beh, ho scelto questo magnifico parco divertimenti. Ah, carino, e cosa si può fare? Innanzitutto recuperiamo una mappa. Va bene, nel mentre ricordate ragazzi di mettere un bel like e iscrivervi al canale se volete vedere altri video sui videogiochi, bella. La prima spettacolare attrazione è l'acquario. Wow, non ci divertiamo troppo. Dai, non dire così, guarda, ci sono i pesci. Strano in un acquario. Le tartarughe. Belle. I pinguini. E stanno accendendo un fuoco. Non saranno mica come quelli di Madagascar. E la cosa più emozionante di tutte. Cioè? Nuotare con i delfini. Beh dai, questa è carina, te la concedo. Ma che altro si può fare? Vuoi vedere un'altra cosa emozionantissima? Certo, tanto più noiosa di così non può essere. La ruota panoramica. No, ti prego, è la cosa più noiosa del Luna Park dopo trovar parcheggio. E va bene, scendiamo e prendiamo da mangiare. Ah, ma ci siamo. Se non si è mangiato tutto quel tizio, ma che roba, è più grosso della bancarella. A destra puoi ammirare una bellissima statua di una tigre. Sembra più il gatto dei vicini, ma probabilmente io l'avrei fatto sembrare tipo un quadrato con i baffi, quindi complimenti. Apprezzerai di più la nave dei pirati. Cavoli, questa ci sarà voluto una vita a farla. Con tanto di personaggi. Ma perché mi vendono le cose per la casa? Cosa sono, i pirati del mobile? Ed ecco un'altra incredibile attrazione. Benvenuto al mini golf. Ah, bello, dai, mi è sempre piaciuto. Forza, vai, tira. Sì, aspetta, via. No, scusa, via. Ma che cavolo, via. Non si fa così. Io ho perso la pazienza, lancio così e ciao. La prossima la scelgo io. Io non sono molto d'accordo. Invece sì, vai, lanciati. Wow. Ma basta però, che così mi viene il mal di mare. Meno male, ora ci si rilassa con un bel gommone nel fiume. Beh, un po' di relax ci sta. Non si è visto prima, ma l'ho fatto rimbalzare tipo 100 volte. Oh, guarda l'immersione subacquea. Bene, un'altra cosa noiosa. Ciao, guardami. Sì, sei bellissimo. E ora giù. Sì, e vai. Oh, guarda, una notifica di Roblox. Oh, aspetta, dove vai? Non puoi lasciarmi qui. E invece sì, ciao. Tanto gli avevo collegato l'ossigeno. O almeno credo. Di là, amico Vano. Roblox, o meglio, Vanonox, come stai? Tutto bene, pronto per farti un bel resort. Ma non vedo nulla. Appunto, lo dobbiamo costruire. Cioè, scusa, quindi devo venire in vacanza per lavorare? È peggio di fare un autogol o provare una giocata. Tranquillo, ci metteremo un attimo. Basta recuperare i soldi qui e salire su queste piattaforme. Cavoli, hai ragione, davvero immediato. Ci sto, mi raccomando, dobbiamo raggiungere 1 milione. Cosa? Ma ci metteremo una vita con sti guadagni. No, tranquillo, aumentano mano a mano che costruisci. Ah, forte, magari fosse così facile anche con gli iscritti di YouTube. Forza, andiamo. Certo, mi sto prendendo bene di brutto, non mi ferma nessuno. Aspetta, mi riposo un attimo. No, 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 forza, lavorare, lavorare, non ti pago per sederti. Ma tu non mi paghi, amico. Quello è un altro discorso. Ed ecco qui, dopo un po' di avanti e indietro, il Vanonox Resort. Grazie, sono commosso. E non è finita, ora possiamo allargarci e creare altri fantasmagorici edifici. Wow, spettacolo, mi piace questa cosa. Tipo un bellissimo magazzino. Certo, cosa c'è di più fantasmagorico di un magazzino? Ecco qua, dopo un bel po' di corsi ho finito. Bravo, grande. E ora pensiamo al porto. Non dire quella parola, sono juventino, fa ancora male. Bene, anche qui abbiamo costruito una bella struttura per la pesca. Perfetto, abbiamo finito? No, no, è ancora lunga, guarda, qui allunghiamo la strada. Ah, cavoli, pure asfaltatore. Ma i permessi in comune non servono? Ed ecco qui il nostro bellissimo parco divertimenti. La miseria, pure il parco divertimenti. Cosa vuoi costruire poi? Un aeroporto? Esattamente, amico, come facevi a saperlo? Beh, sinceramente stavo scherzando, ma chi sei, Elon Musk? No, no, sono Vanonox. No, il cervello non è decisamente quello. Attenzione, guarda un po', sta cominciando a prendere forma. Ho paura che stavolta ci vorrà più del solito. Eh sì, ci sono veramente un sacco di cose da fare. Però vedo che il guadagno aumenta. Purtroppo solo virtualmente. Ok, altro fatto, forza, forza, forza. Ma non ti vuoi fermare? No, 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 mi sono già fermato prima per ben 5 minuti. Wow, neanche io quando monto i video riposo così poco. Fermati un attimo, dobbiamo aspettare che salga il guadagno. Per cosa? Per prendere l'aereo. Grande spettacolo. Ops, scusami, non sono molto pratico. Tranquillo, amico, capita. Primo decollo dall'aeroporto e primo disastro aereo. Penso sia un record. Sì, e dopo tanta fatica siamo arrivati al 1 milione. Ci ho messo una vita, ma grande. Bene, ora obiettivo 2 milioni. Scordatelo, bello, ma non esageriamo. Andiamo a FIFA.
Bella, bro. Ma tu sei il mio personaggio di GTA? Già, fra. Cosa c'entri con FIFA? Scusa, FIFA non significa fratello, insieme, fratello, adesso. A parte che sta roba non ha senso, e poi intendevo il gioco di calcio. Ah, niente, bro, mi sono sbagliato un po', come te che hai sbagliato calendario. Ups, hai ragione, sorry. Adesso va molto meglio. Oh, vabbè, dai, ormai che ci siamo, giochiamo. Ma dove sei? Nel mio attico di lusso sopra il casinò, bro. Scusami, e come l'hai preso? Con i soldi del bonus. Di Draghi? No, che Draghi, qua al massimo ci stanno i giaguari. Lo stato di GTA ci ha dato $500,000 al mese, fra. Ma la faccia, bello. Ma quindi cosa hai deciso? Ti fai le vacanze lì? No, no, bro, anzi, me ne stavo proprio per andare. E dove? A prendere l'aereo, bro. Per fare cosa? Facile, man, andare in un'isola spettacolare dove si fa una festa esagerata. Sì, e dove? L'isolino Virginia sul lago di Varese? No, bro, adesso ti faccio vedere. Aspetta che prima do un'occhiata al mio sottomarino. Cosa sottomarino? Certo, comprate anche quello, bro. Ti ho capito, ma chiedere prima? Chiedere a chi, bro? A me, sono io il proprietario di questo gioco, ti ricordi? Ah, sì? No, vabbè, ho fatto da solo, ma grazie lo stesso, eh. Ma questo è fuori. Oh, ed ecco il sottomarino, sembra tutto a posto e niente in ordine, come al solito. Ma pensa a te pure il sottomarino, ci manca pure che ci vada con un jet privato. Bella, fratelli, cin cin. Dovevo aspettarmelo. Ecco qui l'isola di Caio Perico. Ah, vedi, sembra la festa per l'eliminazione della Francia agli europei e della Germania e della Svezia. Ok, bro, forza, ora si spacca di brutto. E cosa devo fare? Muovi i tasti, bro, e fammi parlare. Certo, certo, ma toglimi una curiosità, perché sei vestito così? Ma diciamo che questo è un party esclusivo, no? Sì. E potrei essermi per sbaglio scambiato col manager dei DJ. Cosa ti sei imbucato? E adesso cosa fai? Bevi? Oh, c'è sta l'open bar, fra. Che fai? Non bevi? Ho l'impressione che quella roba trasparente non sia acqua. Oh, facciamo casino. No, non è decisamente acqua. Non farti notare che ci sbattono fuori. Per una barca giochiamo a guardie e ladri. Oh, mamma. Attento, te l'ho visto. Bella, sì. Non è proprio come sembra, eh. Oh. Ok, direi che qui la festa è finita. E mi è arrivata proprio adesso una bella notifica di Brawl. Ma no. Rock? Ma io stavo giocando con Leon. Sì, ma visto che fa troppo caldo è andato a riposare. Ci sono io, contento? Una roba, guarda. Bene, mi fa piacere. Sei in tenuta estiva, vedo. Certo, pronto per il gioco di Brawl dell'estate. Cos'è, tipo Beach Brawl Volley? In effetti avrebbe avuto più senso, ma no, è Basket Brawl. Ah, bello, fantasia incredibile con il nome. Però suona bene. Siamo sfavoriti. Bene, nuova modalità mai giocata, siamo pure sfavoriti. La mia sfortuna mi stupisce sempre. Addosso a quel pallone. Mamma mia, ci si sono buttati come io ad un buffet. Aia. Mi sa che però quindi sarebbe andato indigesto. Paro gli squali. Bravo, vai, vai, scarsone. Cosa hai detto? Niente. Sì, ne ho fatto fuori uno. Sì, ma l'obiettivo sarebbe quello di fare canestro, se non hanno cambiato le regole stanotte. E va bene, vai con la super. Oh, non ne ha preso uno neanche per sbaglio. No. In compenso a lui non lo mancano mai. Attenzione, sta per tirare. Stoppa, stoppa. Meno male che è storto. Ci credo, prova tu a giocare con un baule addosso. Non è stata una grande scelta di skin. Aia. Neanche la mia di prendere lui, a quanto pare. Passo, passo. Io eviterei. Ah, sì? Ora vado a canestro. Guarda, ti manderei da un'altra parte. Aia. Infatti. Sì, palla mia. Ancora 0-0? Proprio una partita tra professionisti. Sei tu che mi comandi. Sì, ma tu sei scarso quanto me. Non è detto. Tiro. Aia. Attenzione, la palla è ancora lì. E niente, rimbalzata è uscita. La mia sfortuna deve essere contagiosa. Un minuto alla fine. Dai, dai, c'è uno dei nostri davanti al canestro. Sì, sì, vai, tiro. Sì, finalmente 2-0. Ancora, ancora, lo vedo per noio. A te invece un po' meno, bro. Comunque sono altri punti di nome impronunciabile perché non so l'arabo. Manca pochissimo. E dai, 5, 4, 3, 2, 1. Sì, vittoria. Benissimo, grandi. Perfetto, il mio compito qui è terminato. Posso andare. Ma se non hai fatto niente. Vabbè, dai, passiamo alla play, va. Stavolta metto davvero FIFA. Ehi, la mano. CR7 dei poveri. Ma dovresti essere gli europei. Sì, ma tanto si gioca alle 21 e ho pensato di fare una partitella al mare prima. Ah, ecco, e dove si gioca? A Sydney. Cosa? Ma sei impazzito? No, tranquillo, arriverò giusto. Andiamo, andiamo. Sì, 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 va bene, mi raccomando, però, piano. Attenzione, attaccano. Chiudetelo. Meno male. Davvero, mi era preso un colpo. Tra l'altro, chi è quel vecchietto che ha tirato? Penso fosse Neymar. Cosa? Ma la versione pensionato, ha il cappellino di lana con 40 gradi. Attenzione ancora di te.
testa! Ah, ecco, secondo me è tipo un cappellino speciale al titanio. Oppure solo un semplice cappellino? Sì, può essere, ma non credo. Passami la zia che taglio dentro! Sì, sì, dagliela, che buona! Tiro gol! Grande, non l'ha neanche vista partire! Che c'è Ronaldinho, Schmeichel c'è! Mamma mia, ma che è sta squadra? Gli mancano solo Maradona e Pelé! Gol sbagliato e... gol subito! Grande zia, fenomenale! Occhio Neymar di testa! Visto? Ma figurati, non spiega niente, dai, andiamo! Buona, buona, buona! Adesso qui, qui, qui! Forza tiro! E andiamo così! Sì, gol! Ci diamo una prima di fine primo tempo! Sì, ti piacerebbe! Passa qui! Ma però non è male! Tiro gol! Ce la può fare, oh! Ah, cavoli, per poco! Vabbè, dai, manca solo un gol alla fine, la vinciamo sicuro! Attenzione, lancio di Ronaldinho! Qualcuno chiuda Neymar che è da solo! No, signato! Ah, quel cavolo di cappellino! Devo chiuderla! Ascolta, finisci di cercare di chiuderla tu e passala, che tra un po' devi giocare! Ok, ok, come vuoi! Zia, tira tu! Rete! Grande, abbiamo vinto! Questa partita è inutile! Bene, ora vado, se non faccio tardi! Ciao! E ti conviene! Bene, mi sembra che sia rimasto solo fuori. Wow! Beh, che c'è? Scusami, Jules, non ti avevo mai vista in tenuta estiva. Questo caldo per forza. Sì, sì, per forza. Andiamo, che meglio. A proposito. Sì, dimmi. Io ho intenzione di stare in spiaggia. Scusa? Sei sordo? Voglio stare in spiaggia a divertirmi. Ho capito, ma sai, sarebbe un battle royale. Sai, i nemici, gli spari, gli schifosi camper. Fa niente, non è un problema mio. Ma potrebbe diventarlo? Portameli subito. Sì, signora. Cosa fai? Scusa, che sti alieni parcheggiano le astronavi dove vogliono loro. Perlomeno prendi le armi, potrebbero servire. Sì, sì, subito, benissimo. Jules. Perfetto, finalmente siamo qui. Ecco, e ora? Ci si scatena. Devo dire che è molto meglio di GTA prima. Attenzione, nemici in fondo. Come esatto, interrompere il mio divertimento. Mamma, fuori uno. Anche tu. Ne manca solo un altro. Ne mancava solo uno, forse. Sono ufficialmente sconvolto. E forse anche un po' innamorato. Non ci provare, bello. Ah, giusto, sorella di Mida, evitiamo. Forza pubblico, spacchiamo la spiaggia. Non so se ho il coraggio di dirle che non c'è nessuno. Bene, ora un po' di relax on the beach. Veramente. Non mi disturbare. E che arriva la tempesta. Hai ragione, ah, che pizza. Meno male, ci siamo salvati al momento. Guarda quello come cerca di far fuori un altro. Prendiamolo di sorpresa. Non c'è neanche bisogno di dirlo. E vai, altra eliminazione. Attenzione, astronave davanti. Non ci credo, si è incastrato nell'albero. Non doveva essere un gran pilota. No, infatti. Ma sei italiano. Oddio, fallo fuori, fallo fuori. Ah, meno male. Ma cosa fa? Ti risucchia tutta la vita. Brutto, brutto, brutto. Meno male che ci hai pensato subito. E un altro sottotiro. Ok, perfetto, adesso. Prendi questo. Decisamente spettacolo. Attenzione, ne mancano 5. Bene, ce la possiamo fare. Dobbiamo solo stare attenti ai... Aia! Laser. Vabbè, dai, perlomeno per adesso sono finiti i problemi. Oh, cavoli! Beh, ragazzi, non dimenticate di mettere like e condividere. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Il video di oggi termina qui. E noi ci vediamo domenica con il seguito. Mamma mia, cosa ci fa qua Thanos?